Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Se caramelle non ne voglio più, di cultura invece non posso farne davvero a meno. Un vocabolario gigante in piazza Santa Croce a Firenze per l'iniziativa che vede l'hashtag Parole da Salvare. Oltre 3.000 di quest'ultime infatti che rischiano seriamente di finire nel dimenticatoio perché sempre meno presenti nel quotidiano uso scritto, orale e nei mezzi di informazione. Queste parole servono a dare, a espandere quello che uno vuole dire, a dare più significati. Alla fine sono parole che sono molto importanti anche per esprimere meglio ciò che si pensa, quindi l'obiettivo è proprio quello. Cosa stavi indicando prima, mammona o mamma? Mammone. Mammone, mai ti piace questa parola? No, era per fare uno sketch con mio marito in realtà. Perfetto, quindi un messaggio velato, no, non lo saprà velato. Nessuno. No, nessuno, sì, nessuno. Stiamo perdendo l'uso delle parole, e oltre a quelle di uso comune, anche a quelle che ovviamente possono significare tanto, ma... possono significare tanto, ma abbiamo perso comunque la coscienza di quello che è il vero significato. Il progetto, sostenuto dalla casa editrice Zanichelli, è presentato nelle principali città italiane con l'intenzione di consapevolizzare i cittadini sull'importanza e sulla conoscenza della lingua e soprattutto per stimolare nelle persone la volontà di salvare queste parole ormai, ahimè, desuete. Dimmene una, dai, ti metto un po' in difficoltà e anche il significato, lo voglio. Crapula, per esempio. Crapula vuol dire mangiare smodatamente, sei un crapulone per esempio. Ho scoperto la parola botolo che non conoscevo, vedi? Io non la conoscevo e quindi l'ho scoperta, quindi voglio trovare un'altra parola che non conosco e che voglio salvare. Sinceramente è perché sono talmente dimenticate che adesso devo vedere pure quale salvare perché non lo so nemmeno io. Io ti giuro. Parole, parole.